Ho appena mangiato dei bucatini alla matriciana. E adesso fumo perché mi va. Inalando, respirando dalle narici, a radice di un altro film, Fratelli della Congrega, è il turno di Face Off. Tu volevi fare fesso me? Castor, invece sono io che ti incastro. Salve fratelli della Congrega, questa volta ci occuperemo di un film tuttora sottovalutato a mio avviso, cioè Face Off, due facce di un assassino di John Woo. Film del 1997, della durata circa di 138 minuti, fin d'azione, interpreti John Travolta, Nicolas Cage, poi tutti gli altri, tutti gli altri. Diventerò Castor Troy, avrò il controllo. Ricordi che sfumano. Padre e figlio su una giostra, parte un colpo di arma da fuoco, il padre ferito, il figlio morto. A distanza di 6 anni, Sean Archer, John Travolta, un poliziotto di Los Angeles, non è ancora riuscito a catturare Castor Troy, Nicolas Cage, l'attentatore psicopatico che ha ucciso suo figlio. Ha di nuovo l'occasione di arrestarlo in un aeroporto privato, mentre tenta di fuggire con il fratello Pollux, Alessandro Nivola Nivola. Vola fra le nuvole, infatti è un po' scemo questo fratello. Il tentativo di fermare i due sfocia in una sparatoria che si conclude con l'arresto di Pollux e il ferimento di Castor, caduto in coma. Ma lo spirito malvagio di quest'ultimo continua a perseguitare Archer. Nella valigetta del fratello viene rinvenuto un dischetto che annuncia il colossale scoppio di una bomba a Los Angeles. Ma dov'è la bomba? Pollux insiste per parlare solo con il fratello, così per ottenere le informazioni necessarie. Alcuni scienziati che collaborano con la polizia a un progetto segreto fanno ad Archer una proposta incredibile. L'affinità tra cacciatore e cacciato è un soggetto ormai consolidato. Il poliziotto deve mettersi nei panni dell'assassino, prevedere le sue prossime mosse. Molti film hanno utilizzato questo motivo. Ma forse nessuno in modo così convincente come Heat, la sfida, ne abbiamo già parlato nel primo appuntamento del 1995, 2 anni prima, nel quale il poliziotto Al Pacino e il gangster Rob De Niro si incontrano per un colloquio a quattro occhi. Il regista John Woo spinge al limite estremo l'adattamento cinematografico di questo tema, facendo sì che il poliziotto diventi il gangster. Con l'aiuto della tecnologia, medica più avanzata, le ferite vanno medicate o tenute come le cicatrici. Archer ottiene il volto, la corporatura e la voce di Troy. La custodia personale, i delitti e i compagni conosce alla perfezione, seguendolo ormai da anni. Così Archer viene rinchiuso nel carcere di massima sicurezza, nel quale si trova Pollux per estorcergli le informazioni. La missione resta segreta, né il capo di Archer né sua moglie ne sanno qualcosa, anche perché con l'aiuto della stessa tecnologia in ogni momento potrà riottenere il suo vero corpo. Ma il poliziotto non potrà più tornare indietro. Troy si risveglia dal coma e ricompare in carcere nei panni di Archer. Si è fatto impiantare il suo volto, ma ucciso gli scienziati e tutti coloro che sapevano dello scambio. Marcher, ne parli di Troy, rischia di fuggire dal carcere. Se la cavi come puoi. Su qui è scritto Harder. Harder di rabbia? Chi? Ormai abbiamo perso il filo. Di personaggi. Combacianti. Continua a vivere con sua moglie e sue figlie, ignare di tutto. Negli anni 90 due pellicole hanno ridato vitalità al genere del film d'azione stile hollywoodiano, Speed, appunto del 1994, è proprio Face Off, due facce di un assassino. Mentre Speed rappresenta la semplice esaltazione della velocità e del movimento puro, Face Off
Si caratterizza per il tono cupo e malinconico e per la perfezione formale delle scene d'azione. Fin dall'inizio Archer è un personaggio dai tratti tragici, perde il figlio e poi la propria vita. L'idea dello scambio dei corpi offre abbondanti opportunità di giocare con il motivo del doppio, che John Woo distilla in tutte le possibili varianti. Troy, nel corpo di Archer, diventa improvvisamente un criminale molto più astuto. Disinnesca la mina vagante che è in lui, divenendo un eroe e acquisendo il controllo su tutto il distretto di polizia. Archer, nel corpo di Troy, prende il figlio del gangster tra le braccia come faceva con il suo. Eva. La moglie di Archer, da non confondere con Eva Inger, è felice della nuova possessione, Passione. della nuova passionalità del marito che le sembra un uomo diverso, cambiato. Il tutto culmina visivamente in una scena nella quale Archer e Troy stanno ai due lati di uno specchio e puntano la pistola verso la propria immagine riflessa, perché entrambi vi riconoscono il volto del peggiore nemico. È un'immagine forte e significativa, che insieme a molte altre del film, per esempio quella del cappotto che si muove al vento ripreso al rallentatore o della colomba bianca in una chiesa, esprime compiutamente l'estetica stilizzata tipica di John Woo. John Woo, chi è? È un mago di film d'azione. Riuscirebbe a far praticare kickboxing ad aerei o motoscafi, ma la forza sorprendente di questo film sta soprattutto nei personaggi. Sì, personaggi pieni di sfumature, vivono di cuore, di anime, non tagliate con l'accetta. Non tagliate con l'accetta. Lui è Castor Troy. Oh, ma chi è lo stronzo? Lo stronzo galleggia.